I problemi articolari sono molto diffusi nei nostri animali domestici, in particolare nel cane. Si stima che circa un animale su quattro ne soffra. Le patologie più diffuse sono, e più conosciute sono le displasie dell'anca, ma anche la meno diciamo conosciuta displasia del gomito. Un'altra articolazione che è soggetta a patologie nei cani, in particolare nelle razze condrodistrofiche come i barboncini e come i bassotti, sono le articolazioni della colonna vertebrale. Altri tipi di lesioni che possono subire le articolazioni sono ovviamente le lesioni traumatiche. Un esempio su tutte è la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio. Se si è proprietari di cani di razze grandi o giganti o comunque di razze a rapido accrescimento, bisogna avere un occhio di riguardo per le patologie scheletriche. La parola chiave è la prevenzione, quindi cosa potete fare voi per evitare queste patologie, l'insorgenza di queste patologie? Sicuramente non trascurare i più piccoli sintomi, come possono essere la riluttanza al movimento, delle difficoltà nell'andatura, che spesso sono subcliniche, soprattutto nei cuccioli che hanno un atteggiamento un po' dinoccolato. Rivolgetevi fin da subito al vostro veterinario per una valutazione ortopedica. Prevenite l'obesità con un'alimentazione bilanciata ed evitare l'overfeeding. Tutto questo è il regalo più grande che voi potete fare da proprietari al vostro cane. Grazie per l'attenzione e seguiteci per altri consigli.